il turno particolarmente importante, soprattutto in vetta. Torna a tiro, spalla alla porta, però alla fine va a contrasto con la compagna, usce poco male però per la Fiorentina che resta lì in avanti. Erzen, palla dentro, usce, poi c'è la gran parata di Zetinha. Quello che crediamo potesse essere forse anche un tiro da parte di Erzen si è trasformato in un servizio per Uche che ha cercato la deviazione della slovena, ma i suoi danni. Calcio di punizione battuto da Ferrario, palla corta per Fusini. Fiorentina si è dimenticata completamente di lei che prova questo tiro cross, la palla resta lì e poi sulla linea il salvataggio decisivo da parte di Agard. Che rischio per la Fiorentina. A un passo dal vantaggio, rivediamo, non l'ha tenuta Baldi, poi Amorin con la testa. Un volontario da parte del direttore di gara, attacca Monecchi da questa parte. Punta Konat. Monecchi va via sulla destra, palla dentro, interessante per il vantaggio della Fiorentina. Ha segnato Mijatovic, gol fallito, gol subito e al 44esimo la Fiorentina è avanti. Milica Mijatovic al secondo gol stagionale. Rivediamo la discesa di Monnecchi sulla destra. Suo cross precisissimo per Mijatovic che ha battuto Zetinha. 1-0 Fiorentina proprio sul finire di primo tempo. Angelucci, Tati cerca spazio per il tiro. Tati. Martinez, palla sul destro, Martinez, calcio di rigore per il Pomigliano, calcio di rigore per il Pomigliano, l'ha guadagnato Anna Lucia Martinez. Rivediamo, Tati per Martinez, palla sul destro, toccata da Uche. Concentrazione di Tati e la risposta di Baldi, palla che tocca la traversa, poi allontana Breitner e gli abbracci sono tutti per Rachele Baldi. Adesso si è esaltata Baldi. Rivediamo ancora una volta l'intervento su questo campo, quello della Juve Stabia nella scorsa stagione. Attenzione per adesso a Vero Bochete, la palla dentro per Catena, cerca la deviazione, Zetinha. E poi arriva Passeri, altro rischio per la difesa del Pomigliano che però adesso prova a riversarsi ancora. Un vero e proprio 4-2-4 per il Pomigliano di Alfano. Breitner lunga per Joas Dottir, prova a inserirsi Bochete, Joas Dottir e fallisce l'occasione del 2-0 la Fiorentina. Gestendo questa fase finale Catena in anticipo su Fusini. Che l'intervento del direttore di gara, Fusini era già ammonita e allora arriva anche il cartellino rosso. Rivediamo l'intervento, gamba alta di Martina Fusini, le proteste anche. Poi lancia la disperata nella zona dove fa buona guardia a Tortelli, poi non c'è più tempo e arriva il triplice fischio che assegna altri 3 punti alla Fiorentina.